Guardate il bacino rimane stabile. Cercate di non inclinarsi indietro quando alzate le due braccia. Anche questo per la mobilità dei piedi e la stabilità del bacino, soprattutto per rafforzare il muscolo gluteus medius. Questo muscolo è molto importante per la stabilità del bacino, per proteggere la parte bassa della schiena. Il bacino va direttamente su e giù senza andare a destra o a sinistra. Non abbassate troppo il tronco. Più o meno si abbassa ad un angolo di 45 gradi. Potete aggiungere le braccia, arm floats. Attenzione all'allineamento delle due ginocchia. Cercate di non unirle. Alzate le due gambe. L'angolo al ginocchio rimane costante. Gli addominali sono contratti per proteggere la parte bassa della schiena. Se la pancia comincia a gonfiare oppure la schiena comincia a staccare dal pavimento, fate una pausa. Tenete l'allineamento delle cosce e spingete in avanti le ginocchia quando alzate il bacino. Questo è per migliorare la mobilità e flessibilità della colonna vertebrale. Non abbiate fretta. Se volete, potete alzare il tallone destro e poi il tallone sinistro, senza abbassare il bacino. Tenete i gomiti un po' sollevati. Non abbassate troppo la gamba. Se volete, potete alzare la testa e spalle. Concentratevi sulla contrazione degli addominali. Con questo esercizio, l'altezza non importa, è la lunghezza che conta. Tenete il bacino stabile e alzate la gamba senza alzare l'anca. Ora le mani sono spostate più in avanti. Di nuovo non alzate il sedere al soffitto. Tenete una linea dritta. Tenete giù le spalle. C'è una linea delle spalle ai talloni. Non muovete il bacino. Tenete il tronco stabile. Se avete la stabilità, allungate il braccio anche al corpo. Non alzate troppo la gamba, ci vuole l'anca sempre sopra l'altra. Se volete, potete continuare l'esercizio con la gamba sotto allungata. Seduti sui due ischi, le mani sotto le cosce. Facciamo prima la lettera J. Questo è il movimento solo del bacino. Fate la contrazione degli addominali. Ora la lettera C. Tenete la forma della C per tornare in avanti. Poi la lettera I della parte bassa in su. La testa è l'ultima cosa a salire. Cambio direzione. Prendete il tallone sinistro con la mano destra. Muovete il piede verso la spalla, poi a destra e tenete la posizione.
Non esagerate la curva della schiena, invece pensate al pube che va su al soffitto. Inspirate. Allungate il braccio sinistro sopra la testa. Non alzate l'anca, tenete l'anca sinistra sul pavimento. Apro. E poi stretch a sinistra.